È stato declinato al plurale il nuovo centro famiglie che è stato inaugurato a Sant'Orso. Si trova esattamente in via Divisione Carpazzi, numero 22, tra la scuola elementare Montesi, in procinto di ospitare anche la nuova scuola media, e il centro anziani del quartiere, per evidenziare come sia un ponte tra più generazioni. Il taglio del nastro del nuovo centro famiglie plurale è stato attuato dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti, dalla coordinatrice d'ambito Roberta Galdenzi, dall'assessore ai servizi sociali del comune di San Costanzo Milena Volpe in rappresentanza dei comuni dell'entroterra e dal presidente del Rotary Club di Fano Andrea Zampa, che ha aggiunto 4.000 euro alla somma di 30.000 messa a disposizione dalla Regione Marche per realizzare il punto di incontro. Sarà un centro per incontri protetti con famiglie particolarmente fragili, un tavolo attorno al quale si potranno affrontare i problemi della disabilità, un luogo di raduno per i gruppi di ascolto. È un servizio che sarà a disposizione appunto delle famiglie, delle associazioni, delle organizzazioni del terzo settore che si occupano di minori, di sostegno alla genitorialità, famiglie anche con persone con disabilità, con figli con disabilità e soprattutto abbiamo già fatto alcuni incontri. Subito dopo Pasqua si avvierà concretamente un percorso di coprogettazione con le organizzazioni del terzo settore proprio per riempirlo di iniziative, di attività, perché deve essere il più possibile condiviso, partecipato e accogliente per tutti. Per ultimo, ieri era il primo giorno di primavera, era anche la giornata nazionale dei nuovi nati per la gentilezza. Siccome come ambito sociale, noi ci definiamo ambito sociale Sei Gentile, siamo nella rete nazionale Costruiamo Gentilezza, credo che questo davvero sia un buon auspicio perché questo luogo, questo spazio, questo contesto sia sempre più segno di luogo gentile e solidale per tutti.